pronostico rispettato, un pranzo ottimo, il capone più saporito che abbia mai assaggiato. Ma come ci siamo arrivati fin qui? Buongiorno dal pescatore con Luca Di Mauro. Un banco molto colorato oggi. Diciamo che stamattina il tempo non è stato dei migliori, però abbiamo cercato di colorarlo il più possibile, cercando di prendere tutto ciò che poteva essere di più fresco. Infatti oggi volevamo iniziare la rubrica questa qui sul che cosa mangiamo. Esatto, cosa ci prepari Luca? Cosa ci consigli più che altro? Oggi, visto la poca vastità di banco che abbiamo, vi consiglio, o perlomeno consiglio, il capone, che è pesce settembrino, è pesce che è appena cominciato di stagione, la cosiddetta lampuga. In italiano viene chiamata lampuga, a Catania viene definita invece capone. Questo è un pesce che è molto particolare in quanto nasce nei nostri mari nel mese di agosto. È un pesce voracissimo, infatti mangia spesso e continuo, ha un tasso di crescita nel primo anno che è spaventoso. È un pesce che attraversa il Mar Mediterraneo, come dicevo poc'anzi, nel mese di agosto, ci accompagna fino al mese di gennaio. È un pesce azzurro, quindi fa molto bene per la salute in quanto è ricco di omega 3. È un pesce di carne bianca, quindi una carne non troppo pesante, non troppo selvaggia, anche se per caratteristica il capone, diciamo che il periodo migliore per mangiarlo è proprio questo qui, in quanto non sono troppo grossi ed essendo un pesce vorace ancora non è troppo tozzo, troppo grasso da essere stopposo o comunque difficile da digerire. Oggi, le principali proprietà? Diciamo che, come ti dicevo poc'anzi, è un pesce azzurro, quindi le proprietà del pesce azzurro lo sappiamo tutti, aiutano, favoriscono perlomeno la riduzione del colesterolo, in quanto possiedono un colesterolo che viene definito omega 3, che è colesterolo buono, va a combattere quello cattivo che molte volte viene da un po' tutto ciò che mangiamo. Quindi oggi andremo a preparare questo qui, andiamo a prepararlo in maniera molto semplice, in quanto siamo ancora in un periodo, diciamo, di stallo, non c'è caldo, non c'è freddo, quindi ancora parlare di zuppe sembra un po' affrettato, anche se oggi il tempo non è dei migliori, quindi magari viene già un po' più di cuore di mangiare qualcosina in brodo, quindi lo andremo a fare in maniera molto semplice, lo andremo a preparare con una classica ricetta siciliana, la cipollata. Lo andremo a friggere, andremo a fare la cipolla in agrodolce, a completare la cottura del capone, viene veramente veramente buono. Luca, solo dalle tue parole ho già l'acquolina in bocca, me lo fai assaggiare? Certo, senza alcun dubbio. Ecco, adesso tutto ha più senso e sono sicura di avervi fatto venire fame anche a voi, quindi vi aspetto al pescatore.